Gesù sta ritornando e ci ha lasciato un messaggio per coloro che non hanno mai sentito. Un messaggio per tutto il mondo. Alleluia! Dio ha un piano eterno. Un piano eterno è un piano che non cambia. Bene? È il suo piano, il suo metodo, ciò che andrà a fare indipendentemente da tutto. Il piano eterno di Dio è di funzionare con l'uomo attraverso la sua parola. Anche se tu vuoi che Dio lo faccia in un altro modo, non succederà. Lo farà attraverso la sua parola. Il piano di Dio è di edificarti attraverso la sua parola. Quando abbiamo iniziato a parlare di queste cose, vi ho detto che Dio ha creato il mondo, secondo la Bibbia, con le sue parole. Quindi vi trovate in un mondo che è stato creato dalla parola di Dio. Ciò vuol dire che tutto è stato ordinato da delle parole. Tutto il mondo è stato ordinato da delle parole. E se vuoi portare la tua vita da un livello di gloria ad un altro, devi imparare a usare la parola. Ci sono molti cristiani che sono cristiani da tanti anni. Sono cresciuti in chiesa, ma non hanno mai capito come si usa la parola di Dio. Non l'hanno mai capito. Leggiamo ancora quella scrittura, 1 Giovanni capitolo 5, versetto 4, che avevamo un attimo fa sullo schermo. Poiché tutto quello, qualunque cosa. L'avete notato? Non dice tutti quelli. Alcune traduzioni dicono tutti quelli, ma non è corretto. È più generico. È tutto quello, qualunque cosa sia nata da Dio. Il che vuol dire che, a parte il fatto che sono nato da Dio, quando la parola di Dio esce dalla mia bocca, siccome è nata da Dio, cioè proviene da Dio, è questo che vuol dire tutto quello che è nato da Dio, vuol dire tutto quello che procede da Dio. Quindi, quando dichiaro la parola di Dio, siccome è la parola di Dio, tutto quello che è da Dio, ha la sua origine in Dio, vince il mondo. Quindi rilascio la parola di Dio su quella situazione e vince il mondo. Quindi, avete visto, vinco sempre. Dovete avere una coscienza di chi siete in Cristo. Perché non potete vivere al di là della vostra coscienza. La vostra audacia nella vita dipende dalla coscienza di chi siete. E i risultati che avrete nella vita dipendono dalla coscienza di chi siete. Quando sei nato di nuovo, sei nato dallo Spirito Santo per mezzo della parola di Dio. Ora, è una cosa talmente semplice che non ci si accorge neanche di quanto sia potente. È semplicissima, che nemmeno ci se ne accorge. Però voglio riportarvela alla mente, in modo che capiate cosa vuol dire veramente. Ho detto, quando siete nati di nuovo, ricordatevi, Gesù ha detto, quel che è nato dalla carne è carne, e quel che è nato dallo spirito è spirito. Nella sua spiegazione a Nicodemo di cosa vuol dire nascere di nuovo, nella Bibbia, Gesù sottolineò che vuol dire nascere dallo Spirito di Dio, mediante la parola di Dio. Infatti Pietro ci dice perché siete stati rigenerati non da seme corruttibile, ma incorruttibile, cioè mediante la parola vivente e permanente di Dio.
Quindi si nasce di nuovo dallo Spirito Santo mediante la parola di Dio. Che vuol dire questo? Questo ti rende figlio dello Spirito Santo. In Matteo capitolo 1, versetto 18, la Bibbia ci fa capire che Gesù Cristo era figlio dello Spirito Santo. Questo vuol dire che tu sei figlio dello Spirito Santo tanto quanto lo è Gesù. E quando sei nato di nuovo, sei nato con quella stessa vita che ha Gesù. Per questo la Bibbia dice che abbiamo la stessa natura. Abbiamo la stessa natura di Dio. La stessa natura che ha Dio. Ora, il motivo essenziale per cui ci è stato dato il Vangelo è innanzitutto perché così possiamo diventare figli di Dio. E in secondo luogo, per farci crescere in quel tipo di vita. Ciò vuol dire che il segreto del vero cristiano è imparare a vivere questa vita soprannaturale nella quale è nato. Ma in tanti non sanno niente di questo. Sono nati di nuovo, ma non sanno cosa voglia dire. Non sanno cosa voglia dire. E siccome non lo sanno, soffrono lo stesso modo in cui soffre uno che non conosce Dio. Soffrono allo stesso modo, soccombono sotto il peso delle circostanze. Questo è terribile. No, non saranno mai le circostanze a controllare la mia vita, perché sono nato di nuovo. Sono nato di nuovo, non saranno mai le circostanze a controllare la mia vita. Gesù ha detto, voi non siete del mondo, così come io non sono del mondo. L'ha detto Gesù, non siete del mondo. Lui ha detto, io non sono del mondo. E ci ha detto, voi non siete del mondo, così come io non sono del mondo. Quindi non importa cosa succede intorno a noi, non importa cosa succede nel mondo, non dobbiamo essere vittime. Siamo vincitori. Dovete comprendere che mentalità Dio ci dà attraverso la sua parola. Voglio farvi vedere due versetti. Diamo un'occhiata a questi due versetti. Vangelo di Giovanni, capitolo 16, versetto 33. Vangelo di Giovanni, capitolo 16, versetto 33. È Gesù che sta parlando qui e dice, vi ho detto queste cose affinché abbiate pace in me. Alleluia. Niente confusione. Dice, in me vi ho detto queste cose affinché abbiate pace in me. Nel mondo avete, che cosa? Tribolazione. Ma fatevi coraggio. Cioè, rallegratevi. Leggete il resto. L'ha detto Gesù. Dice, fatevi coraggio. Io ho vinto il mondo. Perché Gesù ha usato queste parole, questa espressione, ho vinto il mondo? Ricordatevi, questo è il capitolo 16 del Vangelo di Giovanni. E a questo punto Gesù si stava preparando per la crocifissione. Questa è l'ultima fase del suo ministero. Sta insegnando le ultime cose. Alcune delle più importanti che abbia mai detto si trovano nel Vangelo di Giovanni ai capitoli 14, 15, 16 e 17. Cose molto importanti, perché da quel momento aveva iniziato a prepararsi per la fine del suo ministero terreno. Giovanni, capitolo 14, versetto 30, dice, non parlerò più a lungo con voi perché viene il principe di questo mondo, il principe di questo cosmos, viene. E non ha nulla in me. Satana. Gesù ha detto che Satana è il principe di questo cosmos, il governante. La parola principe lì vuol dire governante. Colui che governava la terra. Come ne prese il controllo? Quando Adamo lo svendette a Satana. Allora divenne il principe del cosmos. E Gesù dice, viene il principe di questo mondo e non ha nulla in me. Non ha nulla in me.
Alleluia. Ma poi al capitolo 16 Gesù dice: rallegratevi, ho vinto il cosmos. Ho vinto il cosmos. Questo ci fa capire qualche cosa su quando sia terminato il dominio di Satana sulla terra. Però viene chiamato il Dio di questo mondo. E questo fa riferimento a come vanno le cose, i sistemi che sono stati messi su nelle varie epoche. Ma noi non siamo di quel mondo. Non apparteniamo a quel sistema. Non apparteniamo a quel sistema. Non ha dominio su di noi. Acceca i non credenti, ci dice la Bibbia in 2 Corinzi capitolo 4, versetto 4. Guardiamolo. 2 Corinzi capitolo 4, versetto 4. Ci siete? Bene. Per gli increduli, ai quali il Dio di questo mondo, questa volta la parola non è cosmos, è aion. Per gli increduli ai quali il Dio di questo mondo ha accecato le menti. Adesso sappiamo perché c'è gente che non crede al Vangelo di Gesù Cristo. È che Satana ha accecato loro la mente. Sono sotto il dominio di Satana. Sono sotto il potere delle tenebre. E quindi hanno difficoltà a seguire le cose di Dio, perché Satana ha accecato loro la mente. Guardate, per gli increduli ai quali il Dio di questo mondo ha accecato le menti, li ha accecati affinché non risplenda loro la luce del Vangelo della gloria di Cristo, che è l'immagine di Dio. Quindi impedisce loro di vedere la luce di Dio. Eppure loro pensano di avere il controllo della loro vita. No, la loro vita è determinata dal regno dello Spirito. E non lo sanno. Quindi quel tipo pensa di sapere cosa sta facendo. No, non ci credo mai. No, non ci credo. Guarda chi è che lo sta accecando. Satana. Per questo non lo sa. Ma noi siamo stati mandati proprio come Paolo. Vi faccio vedere Atti capitolo 26, versetto 18. Atti capitolo 26, versetto 18. Ci ha mandati per fare cosa? Per aprire loro gli occhi, affinché si convertano dalle tenebre alla luce e dal potere di Satana a Dio e ricevano per la fede in me il perdono dei peccati e la loro parte di eredità tra i santificati. È Gesù che sta parlando qui. Lode al Signore. Quindi chi è che deve aprire loro gli occhi? Siamo noi. Non dice che bisogna pregare affinché Dio apra loro gli occhi. Quando noi portiamo loro il Vangelo, i loro occhi si aprono. Ora andate alla prima epistola di San Giovanni, capitolo 5, e leggiamo il versetto 4. Prima epistola di San Giovanni, capitolo 5, leggiamo il versetto 4. Quanto mi piace. Leggetelo voi, 1, 2, 3, via. Fede! La nostra fede. Quanto è importante la tua fede? Ve l'ho detto, dovete edificare la vostra fede. Venire nella casa di Dio è uno dei modi principali per edificare la propria fede. Perché ti esponi al ministero collettivo della parola. E mentre lo Spirito di Dio ministra a noi a questo modo, c'è veramente tanto che puoi ricevere, perché tutti stanno attirando la parola con fede, quindi c'è tanto che viene rilasciato. Vedete, quello che sto condividendo con voi non si basa soltanto su ciò che ho pensato di condividere con voi, va ben al di là.
si basa su ciò che il vostro spirito sta attirando piuttosto che su ciò che mi sono preparato. Quanto permettete allo Spirito di Dio di far arrivare a voi mentre sto ministrando? E quando ti trovi in un posto come questo, in cui ci sono molte altre persone che hanno fede, stanno tutti attirando, ma io sono una persona sola. Quindi è lo Spirito Santo che parlerà. E mentre Lui parla, la Sua parola è come il sole che risplende. E ciascuno dal sole prende quello che vuole. Gloria a Dio. Quindi, l'importanza di edificare la propria fede. Ci troviamo tra i più pericolosi periodi dell'uomo sulla terra. Questi sono tra i tempi più difficili. E il peggio deve ancora venire. Ma è altrettanto vero quel che ci ha detto la parola di Dio. Dice, fitte tenebre coprono la terra. Così dice. Ma la luce di Dio risplenderà su di te e sul tuo cammino. C'è qualche cosa di molto bello riguardo a quanto ho appena detto, qualcosa che dovete capire. Il profeta Isaia aveva visto la gloria di Dio. Quel che non vide era ciò che Paolo ha detto che era nascosto da generazioni, ma nei giorni della Chiesa si è manifestato. Si chiama Cristo in voi, la speranza della gloria. La rivelazione della luce che aveva visto Isaia, Paolo ha detto, rifulge attraverso di voi. Ciò vuol dire che quando vai da qualche parte, non dovrai pregare affinché risplenda la luce di Dio. Non dovrai pregare affinché la gloria di Dio si manifesti in quella situazione. Ascoltate bene perché è importantissimo. Tanti cristiani si trovano in determinate situazioni e stanno pregando perché la gloria di Dio si manifesti in quella situazione. Non succederà. Puoi aspettare un miracolo in quella situazione, per niente, non succederà. Per questo tanti sono rimasti continuamente delusi, perché non comprendono. Non comprendono il ministero del Nuovo Testamento. Non puoi pregare che Dio manifesti la sua gloria in quella situazione. Perché non succederà in questo Nuovo Testamento. Nel Nuovo Testamento il piano di Dio è che la sua gloria è dentro di te. La tua presenza in quella situazione è la gloria di Dio. Avete capito? La cosa è che tanti di noi sono abituati a situazioni in cui le persone si lamentano di continuo. Siamo talmente familiari a voci di lamentela, persone scoraggiate, abbattute, frustrate, a terra, che si lamentano. Abbiamo visto tanta gente sconfitta nella vita, al punto che quasi pensiamo che bisogna tutti essere a quel modo. Così che quando vediamo alcuni che hanno successo, pensiamo che o stanno facendo qualcosa di sbagliato, o semplicemente sono fortunati. O forse il loro successo è temporaneo, che dopo un po' torneranno ad essere sconfitti come tutti gli altri. Ditelo alle persone, avrò sempre successo. Avrò sempre successo, sempre. E c'è una ragione. Cristo in me, la speranza della gloria. La speranza che ho, che il mio domani sarà ancora più glorioso, è Cristo in me. Cristo in me. La speranza che ho, che in qualunque situazione mi trovi, ne uscirò vittorioso, è Cristo in me. Non devo pregare che Dio si manifesti. No, perché risiede in me, vive in me, si manifesta in me. Se io mi trovo in quella situazione, Dio è in quella situazione con me.
Per questo dice: considerate una grande gioia quando venite a trovarvi in prove svariate. Consideratela una grande gioia. Quanti di voi usano ogni giorno la bocca per mangiare? Quanti di voi? Quanti di voi si sono scordati di usare la bocca per mangiare? Volevi mangiare, ma ti sei scordato di usare la bocca. Quanti di voi si sono scordati, se ne sono scordati di usare la bocca? Vorrei vedere, vorrei solo vedere chi. C'è qualcuno qui? Ti sei scordato di usare la bocca? Avevi fame. E poi ti sei improvvisamente ricordato, ah già, la bocca. Ti sei mai scordato di usare la bocca? Voglio dirti una cosa. La vita che stai vivendo è il risultato della tua bocca. Gloria a Dio. Ora, usi la bocca tutti i giorni. Questa bocca che hai funziona ogni giorno. Mangi, bevi, continuamente. La tua bocca è in continua attività, è in continua attività. Voglio che cambiate il vostro modo di vedere quanto alla funzione della vostra bocca. Perché la vostra bocca ha uno scopo più grande. E non è solo per mangiare e bere. Lo sapete che ci sono persone in ospedale che non usano la bocca per mangiare? Hanno un tubicino che entra nel loro corpo. Una sorta di orifizio attraverso cui ricevono un nutrimento. E non muoiono. Alcuni hanno una malattia che impedisce loro di far passare il cibo dalla bocca. Si portano dietro un sacchettino che è diventato parte del loro abbigliamento quotidiano. Non si vede, lo tengono nascosto nella giacca. Sta appeso da qualche parte nel loro corpo. È collegato al corpo. Come una macchina, quando la porti alla stazione di benzina e ci infili la pompa per metterci il carburante. Anche loro vanno da qualche parte e ci infilano qualcosa per riempire il sacchetto di cibo. Sono solo cose liquide. E poi vanno e si sentono normali, vanno in giro. E quel sacchettino che hanno attaccato dà loro da mangiare. Non mangiano mai con la bocca, non possono. È una malattia. Alla scuola di guarigione si vede di tutto. Si vede di tutto. Ti stupirai di quanto possono soffrire certe persone. Ma il motivo per cui vi sto dicendo tutto questo è per farvi capire che la bocca non vi è stata data solo per mangiare e per bere. Certe persone poi usano la bocca solo per insultare gli altri. Dicono, ah, con questa bocca che ho posso farti nero. E ne vanno fieri delle cose orribili che fanno uscire da quella bocca. Ci ridono anche. Questa bocca mi farà finire nei guai. La tua bocca ti ha già fatto finire nei guai. Non che lo farà, ti ha già messo nei guai. Sei nei guai. Adesso stiamo parlando di come fare a uscirne. Gloria a Dio! Ogni giorno, ascoltatemi. Non dovete trovarvi davanti ad una massa di gente prima di usare la parola. La parola di Dio serve a te, la usi per la tua vita. Ogni giorno. Preghi. Oh Padre. Benedicimi oggi, oh Padre. E inizi a piangere. No. Questa non è una preghiera cristiana. Oh Padre, perché? Perché? Questa non è preghiera. Questa non è una preghiera cristiana. Lo so che ci sono persone che pensano che questo sia un modo per essere umili di fronte a Dio e iniziano a piangere. Oh Padre, noi non siamo niente al tuo cospetto. Oh Padre, se non fosse per te, se non fosse per te, se non fosse per te. Mettiti pure a rotolare per terra in lacrime. Non cambierà nulla. Tanta gente prega così per tanto tempo senza nemmeno un cambiamento. Questo non è cristianesimo. Guardate, voglio farvi notare una cosa. Immagina di avere un sacco di soldi e trovi un ragazzo o un uomo, un tipo che può essere giovane o di una certa età. Quando lo incontri
è vestito di stracci, è in pessime condizioni, disperato, in lacrime. E gli dici, come mai ti trovi così? E lui ti dice, mi hanno buttato fuori dalla casa dove stavo e non so dove andare. E tu gli chiedi, dov'è questa casa? E lui te la fa vedere. Certe persone che stanno lì gli hanno detto che non lo vogliono più vedere, non lo vogliono e non deve nemmeno provare ad avvicinarsi a quel luogo. Ora arrivi lì e dici, sai che ho intenzione di fare? Ti compro questa casa. E gli compri la casa. Andate dal notaio, metti tutto intestato a lui. Torni lì, mandi via tutto. Se ne vanno tutti quanti. Poi gli metti dei soldi sul conto e gli dici, da oggi è tutto a posto nella tua vita. Questa casa è tua, bene? E lui dice, la ringrazio, oh, grazie tante, grazie. Poi, dopo varie danze e balletti, 3 mesi dopo, torni in quella zona e lo vedi, di nuovo vestito di stracci, esattamente come era 3 mesi prima. Ti avvicina lui e gli chiedi, ragazzo, ma che ti è successo? Beh, non deve essere un ragazzo, ho detto, può anche essere uno di una certa età. Gli dici, che ti è successo? E dice, non lo so che sta facendo il mio corpo. Non lo so. Sì, ma che è successo? E la casa? Dice, la casa? La casa? Casa tua, sì. Casa mia? Lodi al Signore, la casa. Ma ci vivi in quella casa? Oh, lodi al Signore. Lodi al Signore. Mi devi aiutare. Cos'è che vuoi? Mi serve una casa. Oh, la ricevo. Grazie per la casa. Ma non ci vivi già? Oh, e ora è confuso. Oh, la ricevo. Grazie, sono benedetto, grazie. Non pensate che ci sia qualcosa che non va in tutto questo? Non è normale. Ma è così che si comportano tanti cristiani. Ringraziano il Signore. E poi un mese dopo si ritrovano nella stessa situazione di prima. E dicono, Signore, grazie per quel lavoro. Lo ricevo. Amen. L'avevano ricevuto il mese scorso. Ora rieccoli qui. Amen. Lo ricevo, Signore. Amen. Amen. Sono benedetto, Signore. L'avevano già detto un mese prima. Sono di nuovo nella stessa situazione. Dite no. No, 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 no. Dite no! Ascoltate, la vostra bocca. La Bibbia dice che la vostra bocca è come un timone. Bene, che direziona la vostra vita, la vostra lingua, che forma le parole nella bocca. Direziona la vostra vita, se vai di qua o di là, dipende da te. Ebrei capitolo 11. Voglio leggere dal versetto 1 al versetto 3. Pronti? Or, la fede è certezza di cose che si sperano. Dimostrazione di realtà che non si vedono. Dimostrazione di quel denaro che ho che non hai visto. Dimostrazione del successo che ho che non hai visto. La dimostrazione della mia vittoria. La fede è certezza di cose che si sperano. Dimostrazione. La fede, lo abbiamo letto in Romani capitolo 10, versetto 17, la fede, quella dimostrazione viene da ciò che si ascolta e ciò che si ascolta viene dalla parola di Dio. Quando ricevo la parola, la fede entra nel mio spirito. Ho la dimostrazione della mia vittoria, ho la dimostrazione del mio successo, ho la dimostrazione di una vita gloriosa, ho la dimostrazione nel mio spirito. La fede è una dimostrazione. Tu dici, fratello, ma dov'è? Dici, ho la dimostrazione. La dimostrazione è nelle mie parole e nelle mie azioni. La fede si esprime con parole e azioni. Parole e azioni. State seguendo? Bene, torniamo a quella scrittura. Or, la fede è certezza. C-
cioè la sostanza di cose che si sperano. Gloria a Dio. Ha trasceso il livello della speranza, qualcosa che è ora, la fede è certezza. Ora la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Seguente, infatti per essa fu resa... Sapete, poi tra qualche versetto incomincia a menzionare gli antichi. Bene, tipo Abramo, Isacco, Giacobbe, Noè, parla di tutti loro, gli antichi. Dice, infatti per essa fu resa buona testimonianza agli antichi. Ah, fu resa buona testimonianza agli antichi. Ciò vuol dire che Dio li dichiarò eccellenti. Ebbero una buona testimonianza. Sulla base di nient'altro che la fede, fu resa buona testimonianza di loro per fede. In sostanza, la loro posizione in cielo è dovuta alla loro fede. Hanno una posizione gloriosa. Sono riconosciuti in cielo in virtù della loro fede. Dice che fu resa buona testimonianza di loro per fede. La loro fede fece sì che la testimonianza di loro fosse buona. Ora, versetto successivo. Seguite molto attentamente. Dice, per fede comprendiamo che i mondi, questa parola qui è aion, andamento di vita, vita e tempi. State seguendo? I sistemi, le epoche. Aia, per fede comprendiamo che i mondi sono stati formati. Questa parola qui è catartiso, capite? Vuol dire perfezionare, portare ad uno stato di perfezione nel modo in cui deve essere. Vuol dire sistemare le cose nel modo in cui devono stare. State seguendo? Vuol dire costruire, vuol dire dare una forma a qualcosa per farla essere nel modo in cui dovrebbe essere. Per esempio, se la tua vita non sta andando come dovrebbe andare, perché c'è un modo ben preciso in cui deve andare la vita di un figlio di Dio. E se non sta andando in quella direzione, la puoi risistemare. Mi state ascoltando? Aia! State seguendo? Dice, per fede comprendiamo che i mondi sono stati formati. Da che? Con le mani? No! Dalla parola di Dio. E sapete una cosa? Quella parola lì, parola, dove dice parola, non è il logos, ma il rema, cioè la parola che viene dichiarata. Per fede comprendiamo che i mondi, gli aion, sono stati formati, rimessi a posto dal rema di Dio. Qui c'è dell'altro. Così le cose che si vedono non sono state tratte da cose apparenti. Gridate Amen! Sapete una cosa? Per i prossimi mesi lavorerete su qualcosa. Mi state ascoltando? Sentite, voglio dirvi una cosa. Scegliete un giorno in cui fare un tipo di digiuno particolare. Questo digiuno non è digiuno dal cibo, ma è un digiuno dalle parole. E per tutta quella giornata avete la coscienza delle vostre parole. Usate le parole per dipingere il vostro futuro e vi potete anche scrivere le cose da dire e mantenere la compostezza. Mi state ascoltando? E continuate a ripetere queste parole, le continuate a ripetere. E date una direzione alla vostra vita, date una direzione al modo in cui vanno le cose nella vostra vita. Sistemate tutto, gloria a Dio! Wow!